Si è tenuta dal 20 al 24 febbraio a Camini la residenza laboratorio Filoxenia con Virginia Ryan, artista internazionale di origine australiana che ha vissuto per molti anni nel Sudafrica e ha partecipato a numerosi progetti e mostre d'arte, tra cui la Biennale di San Paolo. Il termine filo nel progetto ha un doppio significato: da un lato il lavoro con i fili e i tessuti e dall'altro un incontro con le parole e il disegno per parlare di ospitalità, legami, delle storie personali e del bisogno primario di ogni essere umano di una sosta, un'abitazione, un riparo. La presentazione conclusiva dell'opera e del workshop si è tenuta nella sala comunale di Camini e vi hanno partecipato il sindaco Giuseppe Alfarano, Virgilio Piccari, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Rosario Zurzolo e Giusy Carnà della cooperativa Iungimundu e Massimo Iritano, presidente di Amica Sofia. La curatrice Lara Caccia ha dialogato poi con l'artista e i partecipanti. L'incontro di oggi è la conclusione di una residenza d'arte che è stata tenuta qui a Camini durante questa settimana. L'artista ospite era Virginia Ryan, che è un'artista australiana che lavora soprattutto in questi contesti multietnici. E questa residenza d'artista si inserisce in un percorso curato da Amica Sofia, dall'associazione Amica Sofia, di cui sono il presidente, insieme alla cooperativa Iungimundu, che ha l'intenzione proprio di creare delle occasioni di interazione tra gli ospiti provenienti da tutto il mondo, che sono qui residenti a Camini, nella comunità di Iungimundu, e diversi artisti, con la partecipazione anche degli studenti. Ci sono studenti dei licei, per esempio il Liceo Classico di Catanzaro, che da anni partecipa a questo percorso. Oggi è ospite anche il Liceo Classico di Lamezia, proprio per dare l'occasione anche ai ragazzi di conoscere da vicino e di interagire con questi contesti multietnici. Allora, la giornata è stata voluta dalla comunità, dalla cooperativa insieme all'amministrazione perché è un ennesimo incontro che periodicamente facciamo rivolto soprattutto alla crescita della nostra comunità che riguarda la cultura, l'arte, riguarda l'integrazione, riguarda un po' tutto quello che è lo sviluppo di questa nostra entroterra. Quindi mi auguro che l'incontro di oggi sia ancora un ulteriore filo per portare avanti questi piccoli grandi progetti a sostegno della cultura e dell'integrazione che noi abbiamo. In questa settimana abbiamo iniziato questa attività grazie a una artista che è venuta qui per aiutare le donne a esprimere il loro sogno e il loro desiderio. Infatti hanno voluto fare una tenda e in questa tenda vengono rappresentate diverse opere fatte sempre da loro che rappresentano il loro sogno. In questa settimana ho fatto la mediatrice di questa attività, infatti ho visto diversi obiettivi che stanno raggiungendo le donne e sono molto contenti di fare questa attività grazie a questa residenza artistica. Lunedì abbiamo iniziato la residenza artistica grazie a un progetto di Amica Sofia di Catanzaro in collaborazione con il Comune di Camini e la cooperativa Eurocoop Servizi. Abbiamo ospitato in questa settimana Virginia Ryan, dove ha avuto modo di accogliere le ragazze in accoglienza e hanno iniziato un percorso di pittura. Questo sarà l'inizio di questo progetto, si seguirà nei prossimi mesi. Allora, questo incontro di oggi è il risultato di una settimana di residenza qui a Camini, dove abbiamo preso come punto di partenza la parola xilofenia, diciamo amore verso lo straniero, la straniera, e la struttura archetipica della tenda, che forse è il primo abitazione fatto dagli esseri umani dopo ovviamente le caverne, comunque una struttura, una copertura, una protezione, un rifugio. E stiamo lavorando con un gruppo di donne che sono rifugiati qui da un progetto a Iungimundu e stiamo lavorando sia sui loro nomi ma anche aspetti delle loro vite, esistenze che poi saranno tutti incorporati con disegno e filo.
su questa superficie. Adesso siamo all'inizio, abbiamo 2 mesi per terminare il lavoro e poi sarà presentato sia qui a Camini, grazie alla Caccia, Massimo Ritano e tutte le persone coinvolte, e poi speriamo, anzi sicuramente lo portiamo anche in Umbria e chissà forse in altri luoghi come rappresentazione del benvenuto dell'antica sacra tradizione dell'ospitalità e anche un omaggio a questa parola, alla Magna Grecia, il vostro territorio.